Ciao a tutti horror maniaci e benvenuti in questo nuovo unboxing. Non è un miraggio, questo è davvero, davvero... Lo è, davvero! È il Blu-ray di The Lighthouse. Ce l'ha fatta ad arrivare in Italia. Io, nel frattempo, ho capelli bianchi, barba bianca e 25 figli, però ce l'ha fatta ad arrivare in Italia. In questo video vi parlo dei primi due film, e comunque per ora unici due film, diretti da Robert Eggers, ovvero The Witch e per l'appunto The Lighthouse. Vi parlo dei loro Blu-ray, vi mostro le edizioni, vi mostro cosa contengono, dico il mio parere sulle edizioni e poi. Termino dicendo il mio parere sui film. Però prima di passare al parere sui film, diciamo che mi soffermo un attimo sulla distribuzione italiana pessima di The Lighthouse, perché questo video diciamo che sarà anche un po' un mezzo sfogo. Questo film ha ricevuto un trattamento veramente, veramente pietoso e quindi volevo parlarne proprio eh, step per step. Ecco, in ogni caso direi che possiamo assolutamente partire. Via! L'accordo che hai fatto non ha alcun effetto. non ho fatto nessun accordo. La tua anima appartiene a Cristo. Io non ho fatto nessun accordo. Il diavolo non si interessa a te. Non sono una strega, padre. No. Piano. Non sei mai stato in mani migliori. Il Blu-ray di The Witch ha una qualità video splendida a parer mio. Il film ha un aspetto particolarissimo, desaturato, spesso anche molto buio, ma nulla è esagerato e tutto risulta perfettamente calibrato, il dettaglio è ottimo. L'audio è molto buono in inglese, non è uno di quei film con effetti sonori sparati e con l'audio che esplode ogni volta, è un film con un audio molto più atmosferico, anche se i suoi guizzi li ha sicuramente quando è presente la colonna sonora, ecco, quella forse a volte può rappresentare il picco di volume, diciamo, ma in quanto a dialoghi e effetti sonori tutto è molto più sottile il che è ottimo per il tipo di film che è peccato per il fatto che l'edizione non abbia un minimo di contenuti speciali cioè zero il che rende questo blu ray buono ma basico mentre il blu ray di The Lighthouse è già un passo avanti c'è quella grana sottile che aggiunge quella particolare corposità presente nei film vecchi ma anche qua il dettaglio è ottimo in più col bianco e nero si gioca molto col chiaro scuro e con le luci ombre e tutto ciò è calibratissimo per riusare un aggettivo che ho usato prima per The Witch l'audio in inglese è efficientissimo anche in questo caso per il tipo di film che è e per le sue intenzioni. I dialoghi si sentono molto chiaramente, poiché siano comprensibili è un altro discorso. Sapete che da Foy Pattinson in questo film usano un accento strettissimissimo, ma vabbè ci sono sempre i sottotitoli, è chiaro. L'audio in italiano è in DTS HD a 5 canali, anche quello. Però, e qua mi incazzo, tra i 50 minuti di contenuti speciali presenti, tra cui un bel dietro le quinte di ben 38 minuti, non ci sono i sottotitoli. Cioè, gli insulti ve li cercate a questo punto. Ci impiegate già 450 mesi per far arrivare questo cazzo di film in Italia e non video in Italia. Dopo tutti questi mesi di per sé inaccettabili di attesa, non mettete dei sottotitoli nei contenuti speciali. Per me non è un problema, guardi i film anche in inglese senza sottotitoli e lo mastico. Ma chi non ci capisce niente di inglese ed è interessato a vedere gli extra come fa le persone non udenti, come fanno? Imbarazzante questo aspetto, il più grosso neo del Blu-ray. E non è perdonabile, specialmente dopo tutto questo tempo con cui ci hanno fatto sudare questo Blu-ray, hanno avuto seriamente il tempo di sottotitolare 25 film in questo lasso. In America il film è arrivato in un video a dicembre 2019 e qua a novembre 2020, per farvi capire, eh, il tempo per mettere dei sottotitoli miseri negli extra non c'è stato. Io mi vergognerei. Ora prima di passare. Per passare i miei pareri, voglio spendere due parole sulla distribuzione di The Lighthouse. In Italia. Parlo da collezionista proprio dal profondo del mio cuore, a questo film è toccato un trattamento a dir poco terribile ed imbarazzante di cui voglio parlare per step. Allora, il film esce in America nell'estate del 2019. Da noi ci sta che non venga annunciata una data, per l'amor del cielo, molto spesso questi film non commerciali e autoriali ci mettono un pochetto ad arrivare, ci sta. In America è distribuito dalla A24 e in Italia i diritti vengono acquistati dalla Universal, perfetto? Finisce il 2019, ancora nessuna notizia, e intanto. In America e altri stati esteri è già uscito proprio bellamente in DVD e Blu-ray. Va bene, noi ancora bloccati. A gennaio 2020 viene rivelato che il film uscirà direttamente nei negozi in Italia e che non passerà al cinema. E lì dici, vabbè, il film riceve una candidatura agli Oscar, eppure neanche questa cosa viene sfruttata per un'eventuale uscita al cinema. Perché diciamocelo, quando un film viene candidato anche solo ad un Oscar, la cosa attrae un sacco di spettatori. Ce cioè, lo dimostrano gli incassi crescenti. È un fatto. Amen. Poi subentra il decreto Bonisoli che ha proposto comunque un margine di tempo per distribuire i film in Italia rispetto allo stato originario e The Lighthouse non rispetta questo margine di tempo quindi... Ciao, subentra la pandemia, li alzo le mani, ha messo in ginocchio tutti perché comunque è stata difficile e complessa per tutti quanti. Poi viene annunciato il DVD, data d'uscita 19 aprile e tutti si incazzano e hanno ragione, perché? Perché in Italia vogliono distribuirlo solo in DVD, niente Blu-ray. Quindi i poveri scemi che lo stavano attendendo in HD almeno a casa non possono, devono per forza comprare il DVD che è molto lontano dall'alta definizione. Che succede? Che parte la rivolta e ci sta. Allora la data d'uscita di aprile viene annullata. Ok, il 21 maggio The Lighthouse in italiano, proprio in italiano, arriva su iTunes, Prime Video, Chili e Rakuten TV. TV, come si dice, vabbè. Quindi viene messo a pagamento circa 15 euro su questi siti di streaming. Che a parer mio, considerando anche il film stesso. Proprio una modalità un po' deprimente, però vabbè. Mesi e mesi estivi di nulla cosmico, arriva la nuova data d'uscita del DVD e grazie a Dio anche del Blu-ray italiano. È lodevole che almeno questa cosa l'abbiano risolta, questo va tenuto in considerazione. La data prevista è 21 ottobre, con tanto di proiezione ad un festival italiano a cui scommetto che nessuno è andato, vabbè. Aspettiamo questo fantomatico 21 ottobre, grazie a Dio lo posso prendere in Blu-ray. Pochi giorni prima, eh no, l'abbiamo spostato, adesso esce l'11 novembre. Cioè, mi capite? Cazzo che casino che è stato fatto con questo film? È veramente un casino assurdo, cioè, non è proprio ammissibile, è inaccettabile e inconcepibile. Capisco la pandemia, davvero, mano sul cuore, capisco le soluzioni alternative alla sala durante la pandemia. Ma questo film ha ricevuto un trattamento imbarazzante. Punto. Adesso ce l'ho, sono felice, sono contento, ma minchia! Si è davvero rasentata l'offesa nei confronti dei collezionisti o comunque degli amanti del cinema ma cioè se l'avessero distribuito solamente in DVD e non avessero risolto lì proprio, ciao. Poi la cosa dei sottotitoli ce l'ho proprio qua, cioè non mi va proprio giù. Passando ai pareri, a me The Witch piace molto, non è un horror che segue il filone attuale della fiera dei jumpscare, ma è un film lento che si insinua piano piano nella mente dello spettatore, ha delle bellissime atmosfere, una realizzazione impeccabile, una regia ottima per un debutto e delle performance attoriali molto molto buone. In più a me il finale è piaciuto tantissimo, davvero davvero tantissimo, è proprio ad una prima visione tra l'altro perché molti mi dicevano che era un finale un po' divisivo a me invece è proprio dalla prima visione per me è un gran bel film poi The Lighthouse però è proprio splendido a parer mio se The Witch mi è piaciuto molto questo l'ho amato proprio ha una fotografia perfetta e una costruzione della tensione invidiabile si scende sempre di più nella pazzia di questi due personaggi e c'è anche una dose di umorismo che si sposa del tutto con il maga cazzo generale che si manifesta davanti agli occhi dello spettatore. William Dafoe e Robert Pattinson sono splendidi, due performance eccezionali. È malsano, è inquietante, divertente, disturbante, metaforico, carico di immagini che si ispirano ad elementi mitologici. E tante tante cose. Grazie mille per aver guardato questo unboxing Horror Maniaci e noi ci vediamo al prossimo. Seguitemi anche su Instagram dove metto montaggi recensioni di film horror, novità sui film horror in uscita, sia al cinema che non video e tante altre belle cose. Grazie mille ancora e ciao ciao Horror Maniaci. Se tu vuoi buttare la vita a fare a pugni con Alex tutte le volte che lo vedi, allora è meglio che te ne vai all'inferno.